Eccoci qua, allora, 15 di giugno del 2017, e spostiamo un attimo l'inquadratura, eccoci qua, e siamo a Bergamo nell'ufficio di Felice Gimondi. Allora, sembra un po' strano, ma qua siamo in un ufficio di assicurazioni. Sì, però io sono andato in pensione a settembre, ma continuo a collaborare con mia figlia, che è lei l'agente adesso. Questo è un piccolo ufficio che tengo per me di rappresentanza, quando devo incontrare qualche giornalista o fotografo, anche straniero come te, sì. E faccio venire qua a Bergamo perché sono esatto. Più comodi che venire a casa. Sì, beh, è vero, perché lei abita un po' fuori, mi pare. Sì, abito in campagna, dove abito tuttora, perché a me piace la campagna, più della città. Infatti, se ricordo bene, una delle sue passioni l'altra volta che abbiamo fatto l'intervista mi diceva che è il giardinaggio. Sì, purtroppo ultimamente il giardinaggio, però dovevo andare a scaricare, perché ho il trattore, ho caricato il rimorchietto, dovevo scaricare l'erba, e sono caduto indietro perché mi è scappata la forca e ho rotto una vertebra molto dolorosa, però adesso mi sto riprendendo piano piano e ho ripreso ad andare in bicicletta, ecco, delle passeggiate. Ma in bicicletta le è mai capitato di avere appunto degli infortuni particolarmente fastidiosi? Ma qualche infortunio lo facciamo tutti, sai, però a parte qualche costola che dopo 15 giorni non ti ricordi neanche più, l'infortunio più grosso è stato una clavicola. Una clavicola, però anche quella è un danno relativo, che conta non picchiare la testa, io sì, dico. Sì. Sì, mi pare che addirittura Fiorenzo Magni ha concluso una tappa del giro con la clavicola rotta. Sì. Beh, me lo ricordo dalle fotografie, Firenze e Fiorenzo era uno grintoso, temperamento, poi ha dovuto affrontare Bartali e Coppi, quindi sapeva cosa voleva dire fare sacrifici per poter vincere. Ha tutta la mia stima sempre, anche se è mancato poco sì, tempo esatto. Fa, e vorrei portare comunque a lui sulla questo messaggio. Ecco, a proposito, tu invece hai dovuto sfidare, io sono di ritorno dal Belgio, un grande campione belga, anzi di tutto il mondo, cioè di Merckx. Beh, Leddy, io l'ho soprannominato la bestia perché voleva vincere sempre lui, voleva vincere sempre tutto. Tieni conto che negli anni migliori della mia vita, della mia maturità, 24-25 anni, Eddie ha vinto 5 tour, 5 giri, la Vuelta, 5 Liegi Vastone Liegi, 3 campionati del mondo, 7 Milano Sanremo. Dove vai a trovarlo uno così? Dove proprio a trovarlo io? Esatto. E poi c'erano altri grandi scalatori come Fuente, ad esempio, che anche hanno creato qualche difficoltà. Sì, a parte che con Chico Fuente, io lo chiamavo Chico perché eravamo molto, molto amici, cioè vorrei dire, forse adesso sbaglio a dire una cosa, ma era più facile per noi un rapporto con gli spagnoli che con i nordisti, hai capito? Sì, sì. Forse perché ci assomigliamo di più, non so. Sì, esatto. E Fuente, grande stima, poi Fuente, Jimenez. Ho fatto tempo a conoscere Bamonte, ma Bamonte si era già sul finire la carriera. Dei corridori più grandi non possiamo dimenticare Jack. Sì, anche Phil. Anche perché se Merckx era il più forte in assoluto, Jack in bicicletta era il più bello. Ah, cioè, ecco. Era un come posso dire, una sinergia totale tra lui e la bicicletta. Sì, bello da vedere. Bello da vedere, ma non solo bello da vedere, anche efficiente.
Sì, appunto. Perché ha vinto 9 Gran Premi della Nazione, non so se mi spiego. 9 Gran Premi della Nazione che si correvano sui 90 km a cronometro. Tu hai vinto un po' su tutti i terreni, hai vinto 3 Giri d'Italia, addirittura il Tour de France nel 65 era nei tempi di battere le coppie che non si vinceva, sì, credo. E poi la Milano-Sanremo, 2 Giri della Lombardia, e poi la Vuelta. La Vuelta anche. Esatto, e quindi un po' di tutto. E non il record dell'ora, pur avendo avuto ottimi risultati anche a cronometro, come mai? Come mai ti dirò che normalmente a quei tempi il record dell'ora non si faceva come Moser preparando esclusivamente quella gara lì. Normalmente si faceva a fine stagione, tante volte arrivavo a fine stagione dove avevo dei bilanci soddisfacenti, non ho mai tentato, ma il problema di fondo era che io avevo fatto poca pista, hai capito? Sono invecchiando, ho cominciato a fare 6 giorni a imparare a districarmi anche in pista, ma io mi ricordo al Tour ad esempio, la prima volta che girai in pista è stato a Roubaix, siamo arrivati in fuga in 3, sono arrivato secondo. Dopo ho cominciato a fare le riunioni post-tour, a fare qualche riunione in pista, ma non ero proprio smaliziato per fare il pistar. Dopo ho imparato, tanto è vero che io credo il mondiale di Barcellona, sì, a parte il grosso regalo involontario come ha fatto Merckx, sacrificando il giovane, come si chiama? No. Sacrificando il neoprofessionista che poi ha vinto 2 mondiali battendo Moser. Martens, ecco. Lì un po' smaliziato quando ho superato l'Eddy. Martens ha visto che ero io a uscire, non Eddy, ha cercato il contatto, io sono riuscito a dare la gomitata, sì, contro di prenderla, capito? Sì, questo dovuto all'esperienza che poi avevo fatto in pista, però avevo già... E nel 73 mi fa. 31 anni, sì, hai capito? Non è, sì, proprio un pivello. Sì, sì, esatto. Beh, certo che comunque per una persona che ha vinto anche la Parigi-Roubaix e quelle corse lì, forse la pista in confronto è molto più semplice. Beh, la pista è un concetto completamente diverso. Io però ero più attirato dalla strada, cioè l'avventura, sì, e la strada. Cosa c'è in cima a questa salita? Voglio, hai capito? Sì. Voglio vedere, sì, voglio misurarmi. In pista invece, sì, io dico la verità, facevo pista perché prendevo i soldi, ma non ero uno che mi entusiasmava più di tanto. Faceva poi anche quei circuiti. Bravo. Ecco, ma ricordo che mi dicesti l'altra volta che a te piaceva Bartali e poi ti sei trovato a correre per la Bianchi. Allora, da bambino mio papà era stato in America, non posso dire, foresta amazzonica per 10 anni, sì, a fare boscaiolo per recuperare un po' di soldi per mettere su una piccola impresa di trasporti, e con quei soldi lì avevo comprato 3 cavalli, sì, poi abbiamo cominciato, in società c'era anche mio zio, abbiamo cominciato col camion, i primi camion che uscivano dopo la guerra, mi ricordo addirittura uno andava a legna che aveva una cisterna laterale della cabina, hai capito? Sì. E questo mio zio, quando ero bambino, che io volevo sempre andare col camion perché mi piaceva, ero nato, sì, mi fa, se tieni per Bartali ti porto col camion, se no con me non vieni. E allora... È un ricatto? Sì, è un ricatto, ma lì sono diventato tifosi Bartali, a parte che io credo Coppi forse superiore come classe, come tipo di corridore. Però Bartali è un grande lottatore, un fondista,
Io voglio assomigliare un po' a Bartali, perché anch'io amavo andare oltre i limiti, cioè oserei dire qualche volta esaltarsi nella fatica per far vedere, tenere duro, non mollavo mai. Ma poi tutti e due avete avuto una carriera lunga. Sì, sì, tieni conto, tra le altre cose, tanto per dire, io ho fatto 14 giri d'Italia. 9 volte sul podio, mai ritirato. Ah, però. Non mi sono mai ritirato in una grande gara a costo di arrivare ultimo. Ma no, no, ma sono sempre arrivato più avanti dell'ultimo. E poi ho fatto 5 tour, un primo, un secondo, un quarto, ero sempre lì, insomma, hai capito? Ero nato per le gare a tappe, forse non ero uno che aveva un cambiamento di ritmo facilmente. Ero un po' duro in granaio, ero più un diesel che un benzina turbo, hai capito? Però bene o male qualche gara me la sono vinta lo stesso. Però ho letto nella tua biografia, che è da me in poi, che proprio al primo tour hai ingranato alla grande vincendolo. Contro ogni pronostico, si potrebbe dire. Ma sicuramente contro ogni pronostico. E poi l'accordo con i fratelli Salvarani era che io avrei dovuto fare un giro solo, primo anno. Sì. Però il primo giro d'Italia, pur facendo anche il collaboratore o gregario a Adorni, sono arrivato terzo. E quindi... E una settimana dopo c'è il cronometro Castrocarro, arrivo secondo dietro Chetil. Prima di venire a casa ci fermiamo a Imola e Salvarani, un fratello Salvarani mi chiede: senti, ma perché non vai al tour, fai 7-8 giorni, fai esperienza, sì, fai quello che vuoi qua, là su e giù. Poi la storia è finita che ho vinto il tour battendo quel povero, dico povero perché lo stimo e sono amico, Pulidor. Eh già. Pupù, se non c'ero io, finalmente vinceva il Giro di Francia. Che lui non l'ha mai vinto. Mai. Pensa te, non l'ha mai vinto e non ha mai portato la maglia gialla. Sì, incredibile, perché incredibile. È stato un grandissimo, sì, campione. Grandissimo, poi ha fatto, non so se 15, sì, o 16 tu, sì, sempre nei primi. Sì, sì, esatto. Ma poi a proposito, tu hai anche allevato campioni, e con la Jevis mi pare hai avuto nelle fila come direttore, cioè, no, 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 Argentina, Moreno Argentino. E Moreno era un grande, Moreno era un soggetto che sapeva andare in acido lattico per più di un'ora, cioè, quando il limite è 20 minuti, dopo ti devi rallentare. Lui invece aveva questi fuorigiri e riusciva a tenerli per più di un'ora. Ha vinto 4 Liegi, questo Liegi, sì, più tutto il resto. Sì, anche un mondiale. Ma a proposito, come si fa a gestire il giorno di pausa al Giro d'Italia? Perché secondo me è quasi controproducente. No, è sicuramente controproducente. Per me il giorno di riposo era un giorno più impegnativo degli altri, perché prima cosa dovevi comunque allenarti, poi c'era il problema dei giornalisti, sì, e io bisogna stare tranquillo, non ho mai avuto bisogno di essere stimolato per fare il mio lavoro, cioè mi sono sempre... come posso dire, autodidatta all'inizio, sì, sì, per l'oratorio di Sebrina, e poi mi sono sempre gestito io, cioè quando sentivo andavo. Sì. Ecco, poi hai avuto un altro capitolo importantissimo nel 2000, sei stato presidente della Mercatone 1 avendo Marco Pantani come di punta. Ma è importantissimo
relativamente, perché non c'è mai stato un grosso feeling con Marco, perché lui era uno che aveva già vinto molto e poi correva molto di testa sua, insomma, non aveva bisogno di troppi consiglieri vicino, hai capito? Poi quando uno arriva lì, sai, ha già i suoi collaboratori che gli hanno dato una grossa mano. Quando parlo di Marco, e quindi non farmi altre domande impegnative, io dico solo, per me Marco Pantani è quello che ha vinto a Santuario d'Europa, perché lui ha avuto un problema, io ero sulla miraglia, è entrato della carta nel rocchetto dietro, si è fermato a toglierla, però davanti andava e mancava 10 km d'arrivo. Davanti aveva 80 corridori, è stato portato dentro il primo pezzo che non era molto salita dai compagni, ma dopo ho cominciato a superare 1, 2, 3, 4, 5, 79, 80, l'ultimo, allora, quart'ultimo, mi sembra Savoldelli, terz'ultimo Gotti, e l'ultimo a 800 metri dall'arrivo, il francese di Salabert. Ecco, questo è il Marco che io voglio ricordare. Sì, perché diciamo che il campione si vede proprio anche per la reazione, e sì, vedo che è quasi ora di concludere, allora io concluderei. No, ho una cosa che ho dentro. Cioè? Un grosso rammarico che sono partito al Giro d'Italia del 68, credo, sì, no, 67, che non stavo tanto bene, tanto è vero che c'erano dei dubbi sulla mia partecipazione, poi sono partito, percorso correndo, tappa dentro tappa, ho trovato la condizione e ho vinto il Giro, staccando anche te sulla perica. Il mio grosso rammarico è che sono andato al tour che volavo, sì, e ho preso una dissenteria proprio sui Pirinei e ho perso il tour, perché sennò potevo fare anch'io oltre sì, i tre grandi giri vinti. Ma è la coppiata. La coppiata, bravo. Mm. Quello è il mio rammarico. Io concluderei facendoti parlare brevemente di un altro grandissimo campione di ciclismo, in quanto campione italiano dei giornalisti e grandissimo ambasciatore del ciclismo, vale a dire Adriano De Zan. Tu l'hai conosciuto benissimo. Altro che bene, è chiaro che con Adriano è instaurata anche una profonda amicizia, insomma, era uno che di ciclismo ne ha mangiato e si intendeva, quindi è stato un amico a cui vorrei dedicargli stima e affetto, perché veramente se l'ho meritato sul campo. A proposito, abito a 5 km da Palù di Giovo. Ti dice qualcosa? Sì, è un altro grande, perché con Moser io posso dire che all'inizio ho avuto un po' di contrasto naturale. Sì. Perché io stavo finendo, lui arrivava e capivo che mi portava via i miei tifosi, hai capito? Sì. Quindi c'è stata un po' questa rivalità, anche se poi la sua rivalità vera è stata con Salomi. Però devo dirti una cosa, che tra me e lui si è creato poi in futuro, perché facevamo parte della commissione UCI, commissione tecnica, sì, dove c'era anche Castellano, Leblanc, sì, cioè sì, Codefroy, sì, sì, un certo spessore tecnico, una certa amicizia, una certa stima, perché lui arrivava giù da Trento, tante volte partivamo al mattino per essere alle 9 a Losanno, non so se mi spiego, sì, sì, lui da Trento, io da Bergamo, partivamo in macchina, sì, insieme, sì. E io ho imparato a conoscere Francesco. Francesco è una persona onesta, sì, istintiva. Molto. Forse qualche volta dice
sì, quello che pensa quello che in modo esatto. Che qualche volta può dar fastidio a qualcuno, sì. Ma lui è così e io lo stimo anche per quello. Non solo, ma ha fatto un po' come hai fatto tu. Tu hai investito qua sull'agenzia, lui invece ha investito in terreni agricoli e, sì. E è stato un ottimo investimento perché adesso ha messo in piedi un'azienda che in confronto a quella che c'era già di famiglia. Allora, adesso ti lascio, sì. Sai cosa dico? Vado a bere un bicchiere di bianco di Moser. Ah bene! Cosa fa? Müller Thurgau? Sì, ma fa un po' di tutto! Moscato giallo, ma da pasto. E poi... facciamo vedere anche la maglia gialla intanto. Traminer... Sì, ma adesso fa anche lo spumante, fa un po' di tutto. Grazie! Ciao! Ciao! Buon lavoro! Grazie! Allora, piacere. Un saluto da Felice Gimondi e Alessandro Errigo.